Buongiorno mondo, sono le 8:25, abbiamo già caricato le biciclette, abbiamo salutato i cavalli e siamo pronti a ripartire. Dobbiamo solo riempire le borracce e si pedala, Food Valley, direzione Busseto. A dopo. Molto bene, ore 12:16, abbiamo raggiunto Rocca Bianca, abbiamo visitato la rocca che purtroppo è chiusa e non possiamo visitarla all'interno. Siamo qui con il nostro nuovo compagno di viaggio Fausto, la Simo che gioca col suo telefonino. Abbiamo preso da bere roba analcolica, non facciamo vedere le birre ma tost, e poi ripartiamo direzione Busseto e se riusciamo Museo del Pulatello, ma forse anche lì è chiuso. Culo, tette, tutto è il turismo più apprezzato dagli europei in questo momento per i disagiati. Un sorpasso è lanciatissima. Arrivati a Polesine al Museo del Culatello e adesso andiamo a vedere se riusciamo a visitarlo. Ci troviamo nella Bassa Parmense, zona pianeggiante compresa tra il fiume Po e la via Emilia, un'area vocata da sempre alla produzione del culatello. Gli inverni freddi e nebbiosi e le estati torride e assolate permettono la lenta maturazione dei sapori e dei profumi che rendono inconfondibile il re dei salumi, il culatello. Il culatello al taglio si presenta di colore rosso rubino, intenso e uniforme, con venature di grasso nette e bianche, mentre al palato è delicato e dolce. Può cambiare il retrogusto, a seconda della stagionatura. More moments later. Dunque, abbiamo fatto il biglietto per tutti i musei del cibo, dovrebbero essere 8, 6, no 8, costa 12 euro, e ci siamo visitati quello del culatello, come avete visto. A me è piaciuto perché era interessante la storia del culatello, come lo producono, come si consuma, come si conserva. E la Simo invece è rimasta un po' delusa perché c'erano solo le audioguide, comunque fatte bene, e tutti i pannelli informativi da leggere, cosa, e non molto di più, a parte l'ultima sala che era
una sala da pelle d'oca, perché era da tirarne giù uno via l'altro e mangiarli a più non posso, ma non si potevano neanche sfiorare, giustamente. E quindi proseguiamo verso Busseto, ci mancano 9,2 km e via, si va, si pedala. Fai andare ste gambine, Simo, che manca poco, anche se ci sono 37 gradi anche oggi. E a Busseto ci faremo una mega doccia, arriveremo abbastanza presto, verso le 4 penso, e ne approfitteremo per mangiare bene finalmente, e il culatello lo assaggiamo magari lì. A dopo ragazzi, si pedala il caldo sull'argine, guardate che rabattone. Oh. Anche Busseto l'abbiamo raggiunto, 50 km pedalati, la Simo è devastata perché ci siamo fermati in un bar per bere una cosa fresca e mangiare una brioche, ma con la barista ha fatto un casino, gli ha chiesto cose, sbagliava, ha sbagliato il conto, il sole gli ha dato un po' la testa, ma comunque siamo qua davanti al Teatro Verdi e siamo a un chilometro dal nostro B&B. Un calo di zuccheri. Va bene, io invece mi faccio la birretta e basta, andiamo al B&B e poi cercheremo un'osteria per mangiare questa sera, vi facciamo sapere, a dopo ragazzi. Ed eccoci finalmente arrivati anche al B&B di Busseto, bici parcheggiate, una e due, in questo cortile gigantesco. La Simo è andata dentro a cominciare a cambiarsi per farsi una doccia, poi vado anch'io, ci riposiamo un po' e poi andiamo a cercare il ristorante osteria dove cenare questa sera. Abbiamo avuto 2 o 3 consigli, adesso li valutiamo e poi vi faremo sapere cosa avremo scelto e soprattutto cosa mangeremo, perché ci meritiamo una bella cena dopo ste pedalate sotto i 40 gradi sull'argine del Po. Inizio a straparlare. Vado a lavarmi, a dopo. Many tic tacs later. Un appetito.